Ciao a tutti dalla Thorbar Car. Quest'oggi vi presentiamo questo magnifico Leica Ecovip L3019, un veicolo ovviamente di altissima fascia, quando si parla di Leica è così. Veicolo che è disponibile in pronta consegna presso la nostra esposizione. Prezzo di listino di questo veicolo, già allestito così come lo vedete, chiave in mano, 92.500 euro. Ma prima di iniziare, come al solito vi ricordo, iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri video. Come al solito iniziamo dando uno sguardo all'esterno del veicolo. Questo Ecovip si caratterizza per la cabina di guida che non è il solito classico bianco, vernice grigio campovolo, quindi già un veicolo dotato di un'impronta, di un design già da subito e dall'esterno molto molto accattivante. Quindi vernice grigio campovolo della cabina di guida. Veicolo dotato già di cerchi in lega con ruote da 16 pollici e porta larga, molto grande, dotata di chiusura centralizzata con le due portiere della cabina di guida. Porta pattumiera come classico di Leica, finestra con oscurante, porta molto ben rifinita, molto ben attrezzata, con pistone di chiusura ritenuta in alto e zanzariera nella porta d'ingresso. Chiaramente, come dicevo prima, chiusura centralizzata collegata con le due portiere davanti. Gradino largo elettrico, però vabbè, non è l'esterno, abbiamo un gradino fisso qua a disposizione. Gradino elettrico, molto largo. Portello della cassetta WC, classico. E zona posteriore, una delle caratteristiche di questo veicolo, una delle più accattivanti. Garage molto grande, dove si può riporre veramente di tutto, attrezzato e con lo spazio, come vedremo adesso, all'interno suddiviso in maniera molto molto concreta, perché spesse volte abbiamo dei garage enormi ma dove tutte le cose vengono buttate dentro alla rinfusa. Invece qua, come vedremo adesso, lo spazio è ben suddiviso. Portata 250 kg, quindi qualunque scooter voi abbiate potete caricarlo senza alcun tipo di problema. Qui all'ingresso vediamo riscaldato, presa del 220, quindi anche magari per caricare bici elettriche avete già la possibilità di poter ricaricare direttamente la batteria, ovviamente se siete sotto il collegamento elettrico. Scarico elettrico del serbatoio alle acque grigie, serbatoi che come in tutti i Leica Ecovip sono tutti ovviamente coibentati e isolati per un utilizzo invernale anche estremo. Questo veicolo, come vedremo poi, è dotato tra l'altro anche di doppio pavimento, tecnico e di carico. Pulsante per accendere e spegnere l'illuminazione a LED del garage. Dicevo prima, spazio del garage ben suddiviso. Un'altra cosa, pedana alluminio mandorlato, così quando caricate magari lo scooter potete appoggiare il cavalletto senza timore che si possa rovinare il piano d'appoggio. Due canaline con i golfari per andare ad attaccare le cose con una cinghia ed evitare che si possano muovere durante la marcia. Doppio pavimento, vano tecnico. Qui abbiamo molto comodo per poter prendere mano, fare manutenzione, vaso d'espansione e pompa dell'acqua con filtro. Quindi tutto qui comodamente a portata per poter intervenire quando serve, senza smontare mezzo camper all'interno, come a volte capita. Andiamo dall'altra parte, così vediamo l'accesso che abbiamo anche dalla parte del guidatore. Guardate che bello il design. Praticamente abbiamo gruppo luci e cantonali posteriori alto praticamente a filo parete, quindi anche lo spazio all'interno è ottimizzato. Secondo portellone, qua all'interno, come si vedrà bene, fallo pure vedere comodamente Alessandro, abbiamo 1, 2, 3 vani più il quarto vano del doppio pavimento di carico. Abbassa che vediamo qua sotto tutto lo spazio utile per poter caricare tutto quello che vi serve. Quindi garage molto grande ma con lo spazio molto molto ben suddiviso. Continuando da questa parte, qui abbiamo il carico dell'acqua, il vano porta bombole e qui una delle zone più interessanti del camper,
l'accesso diretto al doppio pavimento con la parte elettrica del veicolo comodamente accessibile, con il punto luce dovesse servire, con la fusibiliera, carica batteria, tutto comodamente accessibile se dovesse essere necessaria una rapida manutenzione, un rapido intervento, anche solo per cambiare un fusibile. Doppio pavimento di carico, guardate che arriva dall'altra parte. Questo veicolo è un 6,99 m e nonostante sia un 6,99 m, adesso come andiamo a vedere dall'altra parte, abbiamo un doppio pavimento passante con doppio sportello, sia da questa parte, dalla parte guida, che anche dall'altra parte, dal lato del passeggero. Ripeto, questa caratteristica con doppio portello accessibile e doppio pavimento in un 6,99 m è piuttosto rara. Venite che la guardiamo insieme da questa parte. Eccolo qua, doppio sportello. Qua permette di accedere al doppio pavimento. Dovete caricare degli sci o cose molto lunghe, qua ci stanno. Volendo, questo ripiano può essere rimosso per sfruttare al meglio lo spazio. E ora ci dedichiamo all'interno. Questo veicolo è dotato di mobilio. Sapete che l'Aycan degli Ecovi dà due tipi di mobilio all'interno disponibile: un mobilio un pochettino più scuro e un mobilio un pochettino più chiaro, più luminoso. Questo veicolo è allestito con mobilio pero toscano, quindi molto chiaro, luminoso, abbinato a una tappezzeria e copelle che rende il veicolo veramente, oltre che di grande qualità, anche secondo me da un punto di vista di design, con pochissimi eguali. Sai Alessandro, guardate che bello, tappezzeria e copelle con cuscini, tavolo nella zona davanti che può essere orientato in tutte le posizioni, rifinitura di altissimo livello anche nella zona davanti sopra la cabina di guida, anche qui nei copelle imbottiti con l'oblò panoramico, soffitto sia del cupolino che anche del camper come in tutti i Leica Ecovi imbottito per dare ancora maggior pregio agli interni, ma guadagnare molti punti anche in termini di assorbimento del rumore e di coibentazione. Sotto garage, mobilio, spazio creato ovunque, anche qua in sopra cupolino, a destra e a sinistra. Mobilio laccato lucido, sia nella zona davanti, chiaramente poi nella zona cucina, anche con i piani di carico per sfruttare tutto lo spazio al massimo. Zona cucina, un'altra caratteristica degli Ecovi. Questo veicolo 6,99 m, come avete visto, semi di netta avanzata, letto basculante che vedremo dopo, cucina L, bagno di fronte alla cucina, frigo grande, e i due letti gemelli dietro molto grandi, quindi una delle piantine più ricercate sicuramente in questo periodo. Cucina, come dicevo prima, un'altra caratteristica di Leica Ecovi, perché in questo modello abbiamo il doppio lavandino con i due piani in acciaio, i due lavelli in acciaio, tre fuochi molto ampi e anche cucina finestra con parete ricoperta e rivestita di design, e anche in questo caso per consentire un'ottimale pulizia della zona cucina. Zona cucina attrezzata di tutto punto, guardate che bel cassettone estraibile con tutta la zona dei cassetti, guardate quanto spazio. Frigorifero grande, slim, con mobiletto anche sopra il frigorifero. Ripeto, 6,99 m, se c'è una cosa che non manca è lo spazio. Notate qua quello che dicevo prima, il soffitto rivestito e imbottito. Oblò sopra la zona cucina.
In questa zona ci soffermiamo un attimo sulle botole del doppio pavimento, visto che siamo qua davanti. Qui abbiamo tre botole, una prima botola dove alloggiare la batteria e altre due botole, una in questa zona di carico, piuttosto profonda per riporre magari delle bottiglie, delle cose alte, e un'altra botola. Guardate tra l'altro che pavimenti, di che spessore, di che materiale, dal taglio della botola si vede. Rivestito in vetro resina, sia lì che sotto pavimento. Questa è collegata direttamente col doppio pavimento invece. Abbassiamo il letto basculante. Guardate che grande che è. Elettrico, ovviamente. Questo è un 4 posti letto a tutti gli effetti, eh? Letto molto grande con oblò, due punte luci e un vano di appoggio per riporre tutte le cose della sera, dal libro, al cellulare, quello che volete. Chiaramente poi qua si può utilizzare la scaletta che ora è alloggiata nel garage. Lo risolleviamo. Passiamo ora alla zona bagno. Bagno tutto integrato, abbiamo la porta che può essere utilizzata anche come divisorio dei due ambienti. In questo modo per andare poi a chiudere con quest'altra. Il bagno è rifinito di tutto punto. Abbiamo la parete frontale con lo specchio che in questo modo può essere completamente ruotata per andare a creare tutta la zona doccia. Oblò con appendino se dovete mettere le cose ad asciugare, sia le tute invernali che i costumi durante l'estate. Rispostando la parete, vedete dotata di specchio, punti luce, finestra laterale, nei Leica abbiamo in tutti i veicoli in bagno anche la finestra, mobiletto sotto il lavandino con portarotolo, chiaramente il WC può essere ruotato, no? Come preferite, pedana in legno per la doccia e gruppo mobili con specchi in questa zona, sia qui che di fronte. La parte interna della porta attrezzata con porta asciugamani. Nella zona posteriore, come si diceva prima, due letti gemelli molto grandi, punti luce con prese USB sia sotto che sopra e tutto il giro mobili già attrezzato, sia nelle parti laterali, questa è aperta per riporre quello che vi può servire, come anche in fondo. Guardate che bella quell'imbottitura della parte posteriore, rivestito in ecopelle, imbottito, è arredato praticamente come una camera da letto di casa. Due finestre, sia dalla parte guidatore che dalla parte passeggero, e chiaramente anche qua dietro non poteva mancare un sacco di spazio di stivaggio. Guardate che bello questo cassettone, estraibile ed è doppio, ne abbiamo uno grande e uno un po' più piccolo dietro, mentre dalla parte opposta abbiamo un armadio con dei ripiani già attrezzati e con l'appendiabiti estraibile. Mentre dietro abbiamo in questa zona i due cassetti che possono essere i due gradini, pardon, che possono essere utilizzati anche da cassetti, il primo e il secondo. Anche con questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, se così fosse spolliciate all'insù come al solito. Vi ricordo, questo veicolo ad oggi è disponibile in pronta consegna presso la nostra esposizione di Pessano con Bornago, prezzo di listino, come dicevo prima,
chiavi in mano, 92.500 euro. Vi aspettiamo qui presso la nostra esposizione. Ciao a tutti da Simone.